No, ci Ok. siamo, è partita comunque. Ci siamo. C'è mist... Cosa? Ditemi quando far partire il coso. Il video. No, in realtà il video è già partito da solo, fra. Ah, ok, ci Il sono. video è già partito. Bellissimo inizio comunque, Oh top. cazzo, già il video. C'è già il presidentissimo Ishihara, a quanto pare. E un video. Raga, c'è già un Oh video. shit! Partito Calma, adesso, calma, no? bro. Oh, non urlami solo nelle orecchie perché muoio. Bello! Dai, dai, qua ci sta la... Minchia, raga! Kalos, ragazzi! Ok. Gli starter. Nient'altro di... Ci sarà Questo, qualcosa... ma raga, questo, Sembra... quello è il Sembrerebbe... rivale È il fisso. rivale Questo è il fisso. rivale fisso. È arrivato... Boh, bella questa animazione. La grafica sembra... La Bello! grafica mi sembra un po' Professoressa! migliorata. Ah, è vero. No, non è vero. Quella vecchia, forse. Questo è un nuovo Oh! Pokémon. Fra, Oh! cos'è? Belli. La tartaruga è soprattutto bella. Questa Oh specie di mio Dio! tartaruga. Aspetta, Carina, oddio! carina. No, Non lo so, regà. dai, non sono Ma che brutti. Dai, non sono brutti, belli! fra. Dovrei vederli meglio, Soak. Nuovissimi. Fra! Oddio, questo cosa sarebbe, scusa? Ma è mio Che cazzo padre! è? Cos'è quel quell'uccello, fra? Ragazzi, ma ci sono i Pokémon nell'Overworld! Sì. No! Ci hanno trollato, Sto quindi, praticamente. Ci hanno piangendo! Ma trollato. non è vero! Ha No, però trollato! non sembra proprio come prima, come Let's Go, ma è un po' diverso, sinceramente. Non è Sì, uguale. Non sono è semplicemente in uguale. giro. Sì, esatto. Fra, Che è cosa, sta cioè, roba? cos'è? Che è sta roba qua? La meccanica, non ci credo. Cosa Ok. cazzo è Ma sta sembra tipo roba? un boss straforte. È un Non... è tipo un dominante, raga. Tipo un dominante, però ancora di più sembra, ancora più dominante. Ok. Fra, cos'è sta No, Pokémon? no, Cos'è sta? no, ma cos'è sta cosa? Non No, so... ragazzi. Non No. ho capito. Giochiamo a pallavolo. Non ho capito, Bene, non ho capito oh. neanch'io, veramente. Non ho capito. Cos'è sta Non cosa? ho capito. Cioè, sembra... È il fit con Godzilla stile Fortnite, Sì, ragazzi. probabilmente. Sono i Pokémon giganti, Ma tipo li poi... L'ha anime, catturato così? Seriamente? eh? Ma Non ho cosa capito. pensi? Titan. Ma riguarda... Aspetta. Magari riguarda gli stadi, eh? Non lo Fra, so. ma chi è questo? Ma Ah. quello è un Pokémon. Sì. Sembra anche nuovo, oltretutto. Non l'ho visto però in tempo. Ma questo che No, faccia ha? Fra, non ho Che Pokémon capito. è quella roba lì, scusa? Non ho capito. Perché ci sono dei Pokémon giganti, No, no, scusa? comunque questa cosa non l'ho per niente capita. Ma proprio Fra, ze non ho capito. ma zero proprio. Devo Sono rivedermela stupido, ma non Non sto ho capendo un proprio cazzo. cazzo. No, 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 E proprio... questo? Questo Charizard? Chi è sto cazzo. Ok. figone? Ragazzi, Effettivamente... non ho capito. No, neanch'io. Ho Game Freak? Così. Kalos Aspetta, fisso. infatti. Calma, calma. Ci spiegheranno, Scusate, regà, ma alcune scene mi sembravano open world, no? In stile, sì. Ho aspetta a visto un nuovo dirlo. Pokémon, siamo al fiore che abbiamo visto prima, forse. Il Io non riesco a Farfetch'd. capire bene la grafica. In certi punti sembra strabella, No, in ma certi punti mi fa sembra cagare. migliorata in alcuni punti, Sì, sinceramente, esatto. almeno a me, poi non lo so, Però in magari... altri mi sembra di guardare solo e luna, non capisco, Ma sto sono tizio bugherato. qua negli stadi, cioè tipo la faccia da bambino e il corpo da adulto, non ho capito. Esatto, Ma che esatto. cavolo è sta cosa? Va bene, comunque. Gli stadi, c'è cioè quella palla nuova. Incontrare Pokémon visti prima. Grande amore, tu sì che ci sei. Ma finalmente qualcuno che disegna dei Pokémon decenti. Oh, finora Esatto. mi piacciono tutti. No, sono carini. Raga, gli altri sono un Pokémon. attimo perplesso in realtà. Vediamo, vediamoli adesso. Tanto ce li fanno vedere. Vulu. La pecora è Lui mi Vulu. trigger un po'. Cos'è il Marip di questa generazione, praticamente? Sì, sembra Mi di sì. trigger un po' questo. Tipo normale, ovviamente. Proprio classico. Mi sembra giusto. Beh, ma non può essere uno schiavo MN sta cosa. Cheat. Questo è curiosissimo, ragazzi. Gossifleur. Pokémon Fior Fronzolo. Erba fuoco fisso. A giudicare dalla zona mi sembra tipo il flabebe della Ok. Ah, sigla. l'avevo visto lì nel fioraio. Appunto lì. Ci sta, non è brutto. Questo è bello, dai. Questo sono curioso di Questo vedere sì. come si evolve. Dai, questo è Non capisco bellissimo. cos'è, però è carino, sì. Coccodrillo Non è male. corazzato, non si capisce. Cioè, boh, strano, molto strano. Pezzi di roccia di ferro. Cosa sarà? Tipo, non lo so, il typing non ho Mi idea. sembra, sì, mi sembra quasi un dinosauro a guardarlo così. Tipo uno. Questo, ragazzi, No, scusate. questo è Ma questo, ragazzi, è Satana, ma è bellissimo. Corv Knight. Questo. Altro che Fra, Markrow. Cioè, questo. Markrow è figo, ma questo. Questo è Cioè. devastato. Questo sembra fatto di bambini. Cosa si sono fumati per fare sta roba? Non ho A me, capito. ragazzi, questo qua piace È tantissimo. È troppo incredibile. curioso. Ma è Ma no, bellissimo. aspetta, oh, sembra quasi un leggendario però, eh. Non ti Ah, so. serve per il volo Scusa. taxi. Aspetta. Sono un po'. No. Ok. Fra, l'evoluzione di questo. Si evolve già. No, non penso si evolva Ma già. niente.
Di già? Ah, di già, così, si evolve. Va quinto bene. Pokémon? Va bene, uomo. Che bello! Ah, ma quello abbiamo visto nello stadio prima, ok, no, no. Sì, questo è bellissimo. Fra, bellissimo. Sì, dai, carino, dai, carino, diciamo. Sembra un misto tra Bellossom e Roselia. È vero. Peccato Bellossom. Una palla di riso sulla testa. No, siamo tipo quei soffioni, praticamente, no? È un soffione, cos'è? Una cosa è un dente di leone. Una cosa del genere. Bravo, Fabio. Una cosa del genere. Però... Ragazzi... Ma aspettavo. Questo Pokémon è bellissimo. Ma aspettavo, sinceramente, a meno che non ci trovano anche i leggendari. Nel senso. Aspetta, Fred. Penso c'è tempo ancora. Sto piangendo. Bellissimo, hanno messo di tutto. Sto piangendo. Tanto i miei giochi non funzionano, quindi niente, finita. Quindi non la potrò utilizzare. Quindi niente, raga. Non giocherò a Spada e Scudo. No, bella telecamera che si può direzionare con il pad. Tanta roba. Dynamax. La parte strada tra il possibile. Ok. Ho già sentito sto Dynamax. Sì, perché c'è la cosa dei giganti in Inghilterra. No, che. Ci sono zone dell'Inghilterra dove si diceva che vivevano i giganti. Io questa cosa qua dei Pokémon giganteschi. Non riesco ancora. Allora, sta cosa mi convince poco, però. Non riesco ancora a metabolizzarlo, sinceramente. Poi boh. Ditemi quello che volete. Nuova funzione Dynamax. Ok. Ok. Fulmine. Ah, c'è anche è la feature, c'è un'opzione. Sì. E le mosse diventano Dyna Saetta, Dyna Pugno. Ma che non ho capito. È particolare. Molto particolare, aggiungerei. Ok. Questo è insomma, idropompa Dynamax. Ma è bellissimo questo qua che potete combattere in questo. I Ride. I Ride Dynamax si chiamano. Non è vero. L'hanno presa da Pokémon. Ovviamente da Pokémon Go, sta cosa, non immagino. È vero. Ok. Poteri speciali che lo rendono un avversario quanto mai temibile. Beh, ragazzi, sì. Scusatemi, ma questo trailer qua è spettacolare. È una specie di boss tipo i raid di Pokémon Go, così quasi. Una cosa del sono genere. Sono quasi questo tutto fare aspettato così tanto. Sì, questo dopo tre mesi e mezzo, effettivamente. Ci questo può stare. Perfetto. Ci può stare. Cioè, resta troppa roba, però non posso incazzarmi. No. E poi puoi catturarlo. Puoi anche catturarlo, effettivamente. Aspetta. Ok, c'è un altro video. La professoressa. Sto qua in casa di... Ma non sono ancora passati 15 minuti, scusa. Ma 11 minuti, in realtà. Ok, qua ci sono i personaggi. Il campione, mi hanno detto. Ah, Dandel. Più grande allenatore della regione di Galar. La grafica di sto tipo mi piace tantissimo. È migliorata bellissimo. In generale, comunque, la grafica, come sembra dicevo prima. Sembra molto più anime. Ah, c'è un Charizard con la Mega Pietra Y, se non ho visto male. Mi pare. Ok. Sempre lui, non sembra, questo. Non sembra proprio un campione di modestia. Sì. Magari poi, insomma, malvagio poi si scopre. Cioè, mi sembra molto... Il campione ha un fratello più piccolo di nome Hop. Che anche uno dei tuoi rivali ha. Questo qua? E niente. Il fratello del campione? Il fratello del campione. Attenzione, così. Me lo dici così? Beh, ma io mi ricordo che avevo detto che sarebbe stato il figlio del campione. Cioè, guarda che bella sta scena! Guarda che bella sta scena in treno. Bella, sì. Ma dai. Comunque sembra abbastanza. Non sembra amichevole. Poi, vabbè, vediamo. Ma questo sembra Aralia più giù. Sì, decisamente. Ok, banale. Flora, cioè proprio. Ok. Lol, non ci ho preso che era una botanica. Ok, beh, tutte le piante lì. Sonia, scusa, assistente, sì. Ci sta. Non sono brutti come design questi personaggi. No, ci stanno, belli. Alla nipote e assistente. Abbiamo Hawk e Gary in ottava generazione, praticamente. Ok, questo immagino sia un capo palestra, no? Non lo so, ma è inquietante. Madonna, ma è 20... Ogni volta è qua sto bambino dopo. È inquietante quel personaggio, veramente. Dovrei affrontare insieme al vostro rivale e potrei aggiungerle. Con l'obiettivo di diventare il campione o campionessa. Quindi questi stadi qua, queste comunque, prove. Fra, posso dire che la scena, io e il mio rivale che ci chiama amichevolmente al DS è sparita. Mi sta dando di au. Ah, ok. No, vabbè, dai. Però mi sembra più motivato questo rivale, non so dirti perché. Vedremo, sì. vedremo. Raga, Gru che così mi fa troppo ridere. Sì, non è credibile, ci vuole evoluzione. Non ce la posso fare. Ragazzi, sto Pokémon qua è veramente bellissimo. Oddio, che mossa è questa qua? Stranissima questa mossa. No, pure i tifosi, non ci credo. Guarda che belli i tifosi. Oh, uno è quello di palestra?
Questo, Yarrow. Ma ragazzi, ma è imbarazzante, è vero? L'ho notato. No, adesso. No, raga, no, ma guardalo! Ha la faccia da bambino e il corpo da palestrato. Ma cos'è? Ma non puoi. Ma questo è imbarazzante, scusa. È impresentabile, secondo me. È guardalo! Guarda la faccia! È veramente la cosa più imbarazzante che io abbia mai visto. Gio, tu dicevi tanto che avevi palestra di Kalos, ma questo... Fermo, c'è un video da far vedere, c'è un video da far vedere. Ecco, i leggendari, dai. I leggendari, legato. Per forza. Leggendari Evolution, dai, così chiudiamo bene. Leggendari Evolution, così non faccio la figura di me. E niente, ecco voi. raga, calma, calma. Oh, belva. Calma, sono i leggendari in questa foresta. No, Gio, tu vedi prima, quindi fai piano. No, leggendario. C'è leggendario, ma sì. Ma piano, ti ho detto. Calma, eh. Che cazzo è? Oh mio è? Dio, quanti dettagli ha sto coso. Ce n'è un altro, signori. No, con la spada così, non ci posso credere. È esagerato. È un po' tamarro, mi dicono, però... È un po' tanto. Mamma però mia. Madonna, allora, fighi. Quello della spada è molto bello, se mi piace di più quello della spada. No, mi piacciono tutti e due. Però sono un po'... Ma ragazzi, aspetta. Ma si stanno difendendo, Sì, ce n'è ancora uno, occhio, Il terzo? Cosa fanno? Mio... E niente. Arriverà un terzo. Muori il leggendario. Beh, bello, che culo. Zachan e Zamazenta. Ok. Ecco, Zachan mi piace di più. Regà, sento una team di sottofondo nordica, mi piace. Io non sento niente, quindi beato te che la senti. Io la sento. Sarà voi scoprire la storia di questi Pokémon. Non lo so. Non lo so. È finito. Ok, magari dice la data d'uscita. Ecco la data d'uscita. Oh, vediamo, bravo. Vediamo. 15. 15 no, ci sta. Belle le box art, in realtà no. Vabbè, gioca. Vabbè, magari, magari sono solamente beta. Start, raga. Magari sono solamente beta in tutto il mondo. Oh. Bella. Ma è la solita steelbox? Una cosa del genere? Doppio. Ah, ok. La madonna. Ok, dorata così. Magari sono solamente in fase... Insomma... Fase beta, le copertine, non lo so, sinceramente non lo so, vedremo, vedremo. Come avete visto quindi ragazzi, Game Freak finalmente dopo mesi e mesi di silenzio ci ha dato un direct veramente molto molto ricco di informazioni con diversi nuovi Pokémon che sinceramente non mi dispiacciono neanche, la pecorella, il corvo soprattutto che si chiama Corviknight, mi pare veramente molto molto bello, molto particolare, molto aggressivo con uno stile diverso ragazzi da quello che abbiamo visto recentemente nei vari Pokémon, altri Pokémon che sembrano tipo erba abbastanza carini, abbiamo visto alcuni personaggi, per esempio il rivale che è il fratello minore del campione, il campione stesso che... Insomma, mi piace come design. Il capo palestra che sembrerebbe essere tipo erba, che non mi piace per niente. Ha la faccia da bambino e il corpo da adulto, da palestrato. Quindi, insomma, lo trovo un po' inquietante, sinceramente. Questa nuova feature Dynamax, ragazzi, che sarà appunto la feature di questi spade scudo di questa generazione, in cui ci saranno questi Pokémon giganti che potranno essere ingaggiati in battaglia, anche in battaglia, insomma, con più persone. Quindi facendo i cosiddetti raid. Abbiamo visto anche alcune zone che sembrano, per esempio, open world, quindi aperte, con addirittura i Pokémon che appaiono nell'overworld. In queste zone, vediamo un po' come si svilupperà questa caratteristica importante. E abbiamo visto soprattutto, ragazzi, nella parte finale anche i due leggendari, cui non mi ricordo al momento ancora il nome, quello dello spada e quello dello scudo, che al momento hanno fatto insomma discutere veramente tantissimo. Hanno un design particolare, ricco di dettagli, quindi magari a molti potranno non piacere. Sinceramente, a me piacciono abbastanza. In particolare, quello della spada mi piace leggermente di più, anche se il fatto di avere la spada così in bocca è forse un po' tamarro, ma mi piace decisamente di più. Dico lo scudo che non è brutto, ma ci sarà tempo sicuramente per accettarlo. Per il momento quindi mi ritengo soddisfatto ragazzi. Vediamo un po' con le tre se arriverà qualcos'altro, qualche gameplay particolare. Abbiamo avuto un sacco di cose, quindi per il momento siamo finalmente soddisfatti e ricchi di news da affrontare nei prossimi giorni e nei prossimi video. Fatemi sapere ragazzi voi cosa ne pensate di tutte queste cose, tra leggendari, nuovi Pokémon, personaggi, la Dynamax e via dicendo. E mi raccomando, importante quest'oggi, anche un bel like per supportare veramente al massimo il video e il canale. Per oggi quindi possiamo dire che da Rocket è tutto, quindi un saluto, Rocket, buon pomeriggio, buona giornata e ovviamente bye bye!